ai permettersi. Bentrovati alla nuova edizione del nostro radiogiornale, amici di Civico 93 e Onda Radio. Diamo subito uno sguardo al panorama nazionale. A Roma le riforme costituzionali, via libera governo a DDL. Approvato anche disegno di legge di ratifica esecuzione accordo Italia-Francia per TAV. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto delegato costituzionale sulle riforme. Il testo approvato prevede un vero e proprio cronoprogramma per rispettare quanto il Premier Letta ha detto in sede di dichiarazioni programmatiche. Ancora a Roma, commissioni, vigilanza Rai a fico del Movimento 5 Stelle, al Copasir eletto il leghista Stucchi. Decise le nomine di due organismi di garanzia, l'esponente dei 5 Stelle, votato anche da PD e PDL. Sel polemica per la bocciatura di Claudio Fava alla presidenza del Comitato di Controllo sui Servizi Segreti. E ora spostiamoci in Puglia, Bari, terminato l'insediamento delle commissioni consigliari della Regione Puglia. Sono stati confermati i presidenti della quinta commissione, Donato Pentassuglia, e della settima, Gianni Cola De Leonardis, mentre in quarta arriva Orazio Schiavone. E quanto si apprende da una nota dello stesso Consiglio regionale pugliese. Novità anche tra vicepresidenti e segretari. In quarta commissione è stato nominato Gian Diego Gatta. Pino Lonigro è stato invece eletto presidente della prima commissione consigliare alla programmazione bilancio, finanze e tributi della Regione Puglia. E ora spostiamoci in Capitanata, Foggia, Carabinieri, il metodo Basilicata funziona, aumentano gli arresti e diminuiscono i reati. Il bilancio di risultati conseguiti dai Carabinieri della provincia sono stati ufficializzati ieri nel corso della cerimonia del 199° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Nell'occasione il colonnello e comandante provinciale, appunto Antonio Basilicata, ha consegnato i riconoscimenti concessi ai militari distintesi in attività di polizia giudiziaria. Cerignola, operazione Pegaso, sgominata una banda di Cerignola specializzata nei furti, ricettazione e riciclaggi di autoveicoli. Una vera e propria filiera illecita dell'automobile, viene definita così dagli investitori il mercato scoperto dalla polizia di Potenza, che in collaborazione con la squadra mobile di Foggia e del commissariato di Cerignola ha arrestato in mattinata 23 persone nell'ambito di un'operazione a largo raggio tra Puglia e Basilicata denominata. Ancora la nostra capitanata, la provincia di Foggia è baciata da sole e vento al 100%. Sono eccellenti i risultati ottenuti dalla provincia di Foggia per quanto riguarda la produzione di energia rinnovabile. Nel rapporto annuale di Legambiente su comuni riciclabili si esaltano gli obiettivi raggiunti dalla provincia sulla produzione di energia pulita. Nel comprensorio di Foggia sono ben 4 le tecnologie che producono più energia di quella consumata dalla propria popolazione. I contributi principali arrivano dal solare fotovoltaico e dall'eolico e in quantità minori grazie allo sfruttamento idrologico e dal biogas prodotto. Gino Lisa, onorevole Salvatore Tatarella, riapriamo il dossier a Mendola per i voli civili. Il deputato europeo Tatarella chiede di riaprire il confronto sulla possibilità dell'aeroporto a Mendola ai fini civili, coinvolgendo il ministro della difesa Mario Mauro. Ora ci sono a disposizione 14 milioni di euro di fondi comunitari per allungare un po' di pista, rendendola sufficiente ad ospitare aerei un po' più capienti degli attuali. Usura ed estorsioni, 4 arresti, un imprenditore all'ultimo stadio della disperazione denuncia, tassi di interesse usurai dal 250 al 700%, percentuali che paradossalmente appaiono esorbitanti anche per dei tassi usurai, interessi in grado di trasformare i debiti di media entità in cifre spropositate e impossibili da sostenere. E il blitz Settimo Papiro, che all'alba di oggi ha portato all'arresto di 4 foggiani per gli inquirenti 4 volti noti dediti alla perpetrazione del reato di usura con i conseguenti atti estorsivi ritenuti vicini alla società La Mafia Foggiana. Sansevero, Oscar del vino 2013, sorride Sansevero, il miglior vino spumante targato da Raprì. L'Oscar del vino 2013 parla anche foggiano. La 15ª edizione del premio internazionale ha visto il successo del vino spumante Grand Cuvée 21° secolo 2007 della casa da Raprì di Sansevero.
Pio e Amedeo, le Iene del Tavoliere al cinema. Pio Amedeo al secolo Amedeo Greco e Pio Dandini, fenomeno comico dell'anno, sono pronti a debuttare al cinema in Quasi Quasi Amici. Lo straordinario successo delle Iene del Tavoliere ha spinto il produttore Valsecchi a fare all sul duo comico foggiano, che tra il 2012 e il 2013 ha occupato gli schermi di Italia 1 e raggiunto numeri da capogiro grazie ai servizi di Chiunque Può e agli sketch degli Ultras dei VIP. Monte Sant'Angelo, Nadia Ciccone al centro ricerche contro Houston. Una ricercatrice di Monte Sant'Angelo, in uno dei più grandi centri americani specializzato nella cura e nelle ricerche sul cancro. Dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014, infatti, la ricercatrice Ciccone sarà a Houston. Siamo profondamente orgogliosi della nostra concittadina che si è distinta per il suo talento e per la sua vocazione per la medicina. Le auguriamo che questa nuova esperienza a Houston porti grandi risultati nella ricerca sul cancro. Così ha detto il primo cittadino Antonio Di Iaso. Vieste, il PD porta la politica in spiaggia, sulla spiaggia di Vieste, a parlare di politica con i protagonisti nazionali, regionali e territoriali del dibattito sui temi di più stretta attualità. È l'innovativa formula di Dei Democratiche, manifestazione evento in programma a Vieste il 29 e il 30 giugno, a cui parteciperanno i ministri Cécile Cayenne, Mario Mauro, Gaetano Cagliarello, il sottosegretario Pierpaolo Baretta, la vicepresidente della Camera Marina Sereni, i sindaci di Torino Piero Fassino e Bari Michele Emiliano, gli assessori regionali Elena Gentile, Guglielmo Minervini e Leo Di Gioia, i deputati Michele Bordo, Ivan Scalfarotto ed Ettore Rosato. Peschici. Il neo sindaco di Peschici, Francesco Tavaglione, assicura che tra le priorità c'è la realizzazione del porto, un progetto che da sempre è stato nei sogni degli amministratori che negli ultimi anni si sono succeduti a Palazzo Città. Tavaglione riprenderà il lavoro iniziato dalla precedente amministrazione e con la dovuta rivisitazione del progetto, assicura Tavaglione, riprenderemo il progetto impiegando tutte le risorse necessarie per la sua realizzazione. E ora spostiamoci nella nostra città. A San Nicandro Garganico nasce l'associazione Lega della Terra Puglia. Il responsabile regionale San Nicandrese Antonio Nardella. La Lega della Terra è una giovane associazione italiana partitica senza fini di lucro, impegnata nel rilancio e nella valorizzazione dell'agricoltura. Sono state adottate diverse iniziative su tutto il territorio italiano. L'associazione Lega della Terra è in continua crescita a livello nazionale, sia in termini di contatti sia in termini di collaborazioni. Ha istituito un consistente gruppo di lavoro onde poter promuovere e sviluppare tutte le tematiche agricole sia nazionali sia pugliesi. Costituzione del polo distrettuale del pomodoro del centro-sud. La costituzione del polo distrettuale del pomodoro del centro-sud è l'obiettivo strategico da perseguire per tutelare e valorizzare la qualità del nostro oro rosso. Lo afferma l'onorevole Colomba Mongello, componente della Commissione Agricoltura della Camera. Il polo distrettuale rafforzerebbe l'intera filiera nella relazione con i mercati internazionali e il sistema bancario. La capitanata può legittimamente candidarsi alla leadership del distretto purché gli attori economici e istituzionali decidano di imprimere una svolta operativa ed anni di confronti e dibattiti. Miss Mondo Italia 2013 ha scelto le 50 ragazze che il 16 giugno prossimo si contenderanno il titolo a Gallipoli. Soltanto la vincitrice avrà il diritto di rappresentare l'Italia alla finale di Miss World in programma il 28 settembre a Jakarta, la capitale dell'Indonesia. Le Miss finaliste sono state proclamate dopo i passaggi in giuria tecnica nel corso di uno spettacolo svoltosi martedì 4 giugno sempre a Gallipoli. Tra le 50 finaliste figura la 19enne di Sansevero Nadia Stella. E sempre nella nostra città, San Nicandro Garganico, presentazione del Consiglio Comunale targato D'Ambrosio. Questa sera alle ore 20 in piazza Domenico Fioritto si terrà il pubblico comizio di presentazione della squadra di governo della coalizione di centrosinistra e del Consiglio Comunale, che in caso di vittoria sosterrà il sindaco Mario D'Ambrosio. Interverranno tutti gli eletti presentati dal candidato sindaco Mario D'Ambrosio. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare. Sabato 29 giugno. La SPI Zaccagnino inaugurerà la comunità alloggio per minori disagiati. La manifestazione si terrà presso il centro aziendale San Nazario alle ore 10.30. Tutta la cittadinanza è invitata all'evento. È previsto l'intervento di rappresentanti istituzionali regionali. In un comune in dissesto dichiarato, questa notizia non può che essere accolta favorevolmente dai sannicandresi, che si augurano ancora nuove iniziative in favore dei minori e delle disabilità. Bene, questa era l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima edizione, ma prima restate con noi per le previsioni meteorologiche. Arrivederci.
Previsioni meteo per venerdì 7 giugno. A San Nicandro domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22 gradi, la minima di 16. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da ovest-nord-ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da nord-nord-ovest. Mare poco mosso. Buon proseguimento. Onda Radio. La radio.